Salve, siamo adesso al secondo livello della teoria dello sguardo. Anche a questo livello lo sguardo dell'ascoltatore è diretto nella zona degli occhi, ma questa volta la direzione è proprio l'occhio, gli occhi, il centro degli occhi, ossia le pupille. Mentre il primo tipo di sguardo era tagliente, defilato, sfuggente ed evitava i globi degli occhi per salire nella zona delle palpebre e delle sopracciglia, questo sguardo di secondo livello è penetrante, tende a fissare esattamente l'interno degli occhi, ad entrare, a stabilire ancora di più che un contatto, una espropriazione, una violazione, un'invasione di campo nell'io dell'altro. La freddezza consiste nel semplice fatto che colui che è così osservato percepisce una soggettività invasiva e pervasiva davanti a sé, che entra per così dire senza bussare, scavalca di colpo pelle e corpo e punta direttamente nel centro della tua mente e dei tuoi pensieri. Se vi è passione in questo tipo di sguardo, è diretto, fisso, sfondante, è una passione fredda che non punta alla carezza o all'abbraccio del corpo, non punta a un contatto epidermico né tantomeno fisico, almeno in prima istanza, ma a un dominio della tua mente. Dominio vuol dire comprensione, ma in quanto volontà di capire in senso etimologico, ossia di contenere te e la tua mente, i tuoi pensieri e il tuo io, che solo attraverso gli occhi possono trasparire. Gli occhi diventano una finestra dalla quale l'osservatore di primo livello entra con forza, anzi di secondo livello, entra con forza, con slancio, con il peso della propria soggettività invasiva. Sguardo dunque fisso e diretto, che possiede e domina. Perché una donna dovrebbe guardare così un uomo fisso nelle pupille? Certo, per capire i suoi pensieri, ma anche per possederli e magari poi dominarli o manovrarli. La fiducia non fa parte di questo tipo di sguardo, alimentato anzi spesso dalla diffidenza, da una difesa mascherata da attacco o viceversa. Io ti fisso le pupille per controllarti, perché ho paura di te, o all'opposto, perché ho paura che tu abbia paura di me, della mia volontà di dominarti. Due persone che si fissano nelle pupille si stanno misurando e prima o poi una delle due abbasserà lo sguardo, come accade anche a chi litiga. Se viceversa vi è uno solo che fissa nel pupille l'altro e l'altro le tiene basse, siamo di fronte a una situazione servo-padrone o dominante-dominato, come avviene in tutte le situazioni di rapporto gerarchico, capufficio-subalterno, padre-padrone-figlio, magari anche professore-alunno. È vero che fissare nelle pupille l'altro nasce da una volontà di conoscenza, ma qui tale volontà collima con quella del dominio. Voglio conoscerti per controllarti e magari dominarti. A questo secondo livello lo sguardo segnala la predisposizione alla conoscenza dominio o al limite alla conoscenza difesa, che è lo stesso, perché ogni difesa, la miglior difesa è sempre l'attacco, anche nello sguardo, ma solo conoscenza difesa, solo in quanto volontà di dominio preventivo, di fuoco, di sbarramento. È una dinamica molto chiara negli animali. Il fissarsi nelle pupille negli animali è spesso un segnale di attacco, di aggressione, di minaccia, mentre l'attaccato può a sua volta controfissare nelle pupille solo per controllare le intenzioni del nemico o anche per disarmarlo con lo sguardo o comunque fargli passare la voglia. L'animale spesso interpreta due occhi puntati nei suoi come un tentativo nemico di aggressione, che può trasformarlo in oggetto, in preda, in cibo per chi così lo osserva. Del resto, in natura gli occhi hanno come funzione primaria quella di individuare l'oggetto preda di cui sfamarsi e di difendersi dal soggetto predatore che potrebbe sfamarsi di te. Quello che nell'uomo è un misto di conoscenza dominio o di conoscenza difesa, nell'animale è scopertamente istinto di dominio per sfamarsi e difesa per non essere divorati. Fuori da questa alternativa c'è solo l'utilità dello sguardo per combattere il nemico all'interno di un territorio da difendere. Il guardare nel fondo degli occhi, ossia nelle pupille, in modo fisso, esprime dunque una volontà di carpire i pensieri dell'altro, per dominarli, neutralizzarli o difendersene in una logica di attacco-difesa, dominio-fuga. C'è tensione non solo tra due animali che si fissano così, ma anche tra due uomini, o tra un uomo e una donna. È uno sguardo senza abbandono, oltre che senza contatto fisico, uno sguardo, diciamo, non rilassato. Ovviamente molto intenso, per qualcuno insostenibile, e infatti difficilmente due persone possono fissarsi così l'un l'altro senza che l'uno abbassi lo sguardo. Per una donna fissata così da un uomo può apparire o uno sguardo insopportabilmente intrusivo, viscido,
e invadente, oppure in una minoranza di casi uno sguardo irresistibile, quello del maschio che entra senza bussare e manifesta la forza sfacciata, direi quasi animale, del dominatore. Ma anche un uomo fissato così da una donna può sentirsi più delle volte in imbarazzo e qualche volta invece soggiogato, ammaliato come da una circe o come da una medusa. E questo infatti lo sguardo medusa di chi può ipnotizzare e pietrificare, può farti sentire fragile e passivo, in balia della forza di temperamento dell'altro. Ma questo accade poche volte. La gran parte delle volte si percepisce in quegli occhi che ti frugano negli occhi la tensione del confronto, del tiro alla fune, del prendere le misure in vista di un attacco o di una difesa. Insomma, uno sguardo senza pelle, senza amore, senza amicizia, senza simpatia, senza fiducia e senza abbandono, tutto fondato su una volontà in quel momento fredda, incisiva di conoscenza, di messa a fuoco dell'altro. Fissare gli occhi dell'altro in questo modo è un po' come gettare una sonda nel suo io profondo, nella sua anima, di cui gli occhi sono l'unica vera finestra. Ma questa sonda, che sia gettata per attaccare, dominare, difendersi o semplicemente conoscere, rientra ancora in una fase fredda del rapporto a due, quando c'è ancora bisogno di una lotta tra le menti per poter sperare in un tepore di amicizia, in un contatto o in un abbraccio. Ecco perché dico che lo sguardo intenso, diretto nelle pupille, la gran parte delle volte, poi appunto vedremo che negli innamorati è diverso, rappresenta una volontà di penetrazione della tua mente nella mente dell'altro, di carpire e di capire, di possedere e di appunto entrare. Quindi tutto ciò può essere naturalmente giustificabile soltanto all'interno di una non fiducia, cioè soltanto se io non ho fiducia di te posso guardarti nelle pupille. Per quanto riguarda il terzo livello, aspetterete un po' e il prossimo intervento sarà proprio su questo. Entreremo nella zona più tiepida, più calda del rapporto, che sarà quella del terzo livello dello sguardo. Arrivederci.